Il TG Fipsas è offerto da Cari amici, vi saluto e vi porgo il benvenuto alla seconda parte del TG Fipsas numero 10. Cominciamo i nostri approfondimenti con il trofeo Eccellenza Nord di pesca al colpo che si è concluso con la disputa della quinta prova nel canale Fiuma. Il trofeo Eccellenza Nord si è concluso con la disputa della quinta prova in programma nella Fiuma. Con un vantaggio di 10 punti al netto del mezzo scarto, l'Oltrarno Colmich aveva ormai la vittoria in tasca, anche se la matematica lasciava ancora qualche chance teorica ad altre 3 o 4 formazioni. Il gruppo delle inseguitrici comprendeva, racchiuse in pochissimi punti, la Lenza Emiliana Tubertini a 49 penalità, l'ottima Fratelli Campana Colmich di Milano a 49,5, il Team Master Trabucco di Parma a 50, la Lenza Parmense Mavera a 51, i Longobardi Milo a 52 e la Ravanelli Trabucco a 52,5. Va ricordato che oltre alla conquista del prestigioso trofeo, il girone nord di Eccellenza proponeva altri obiettivi di grande importanza. L'accesso alle finali del campionato italiano a squadre è riservato alle prime 15 classificate e la permanenza in Eccellenza per le prime 32. Come dire che ciascuna delle 50 squadre lottava con grinta e determinazione per il proprio traguardo. Il canale Fiuma a Boretto è stato utilizzato questa volta nell'insolito tratto a valle del Ponte della Mandria, rivelatosi comunque positivo sia sotto il punto di vista della pescosità che della regolarità. A farla da padrone i carassi, pescati a Rubesienne, con innesco prevalente del bigattino. Non sono però mancate delle carte che hanno influenzato positivamente il risultato individuale. La nostra telecamera ha colto alcuni dei vincitori di settore. Ecco Luca Cartei del Longobardi Milo, Francesco Minghelli del GPO Imolese Tubertini, l'azzurro Marco Manni dell'Alto Panaro senza stonfo e il suo compagno di club Davide Galletti, Massimo Verzelloni della Pasquino Colmich ed Andrea Polesi della Lenza Emiliana Tubertini. L'Oltrarno Colmich, però, ha rischiato grosso. Il neocampione del mondo Andrea Fini ha vinto un bel settore con oltre 6 kg, mentre Premoli e Frigeri sono venuti fuori con un terzo ed un quarto da due situazioni di picchetti tutt'altro che favorevoli. Falsini, incappato nella sua più brutta giornata della stagione, si è dovuto accontentare di un ottavo posto e così, con un totale di 16 penalità, i fiorentini hanno mantenuto per un soffio il primato in classifica. La Lenza Emiliana Tubertini, infatti, trascinata da un super Gabba che ha fatto il secondo assoluto con oltre 8 kg e da un inedito Giorgio Bagnoli, autore a sua volta di un bel primo, ha chiuso a 7 penalità con un altro primo di Ballabeni ed il quarto di Prandi. I bolognesi così sono arrivati ad una sola lunghezza dall'Oltrarno Colmich, mentre la Lenza Parmense Mave, grazie al primo assoluto di Grisenti e dalle vittorie di Cappellini e Cattaneo e dal terzo di Sacco, è arrivata sul terzo gradino del podio, staccata di 2 sole penalità dai vincitori. Al quarto posto i Longobardi con un bel successo dell'intramontabile Milo Colombo, mentre D'Antona, secondo di settore, si aggiudicava la classifica individuale. Fra le società che accedono alle finali del campionato italiano, 2 squadre le hanno l'Oltrarno, la Lenza Emiliana, la Parmense e la sorprendente Fratelli Campana, mentre con una formazione saranno rappresentate l'Elza Aglianese, Castelmaggiore, Sant'Arcangiolese, Team Master, Ravanelli, Longobardi e Pasquino. Ma sentiamo ora la soddisfazione del patron dell'Oltrarno, Andrea Collini.
Direi che abbiamo un capitano eccezionale perché è Rudy. Devo fare un plauso a tutti i ragazzi che comunque hanno vinto il photo finish, anche alla Lens Emiliano Tubertini e alla Parmense. Però ripeto un'altra volta che i nostri successi ottenuti in tanti anni che si sono e si consolideranno sempre di più proprio per la forza del gruppo. Quest'anno la classifica individuale del Trofeo Eccellenza Nord era articolata su 5 prove con il mezzo scarto del peggior risultato. È stata una competizione molto serrata che alla fine ha visto il successo del longobardo Enrico D'Antona con 2 primi, 2 secondi e lo scarto di un 2,5 nella prova inaugurale allo Stellato Medelana per un totale di 8,5. Al secondo posto, staccato di sola mezza lunghezza, ha concluso Gino Govi, che con 3 primi e 2 quarti archivia il 2011 forse come la sua miglior stagione a livello individuale, onorando la nuova casacca dell'Amo Sant'Arcangiolese College. Terzo gradino del podio per l'azzurro Stefano Defendi della Ravanelli Trabucco, con 3 primi, 1/3 ed 1/7 a Pisa, che ha compromesso il suo risultato finale. Fabrizio Calosi della Montecatinese Madras Maver è di nuovo tornato ai suoi livelli, conquistando la 4ª piazza con 10 penalità davanti al nazionale Marco Manni, portabandiera dell'Alto Panaro Sensas Stoffe, che chiude 5º. 6º è Ferruccio Gabba, in un folto gruppo di garisti che ha concluso ad 11 penalità, dai quali Andrea Botti, che era in maglia rosa alla vigilia dell'ultima prova, Giuliano Prandi, Michele Natali, Stefano Premoli, Massimo Cattaneo e Fabio Tescone. Fra i primi 15 che accedono al Memorial Pasinetti troviamo anche Umberto Ballabene, Giampaolo Schiesaro ed il giovane Simon Zanotti. Ed ora largo ai giovani che ci hanno dato tante soddisfazioni nei recenti giochi mondiali della pesca. Vediamo i campionati delle varie categorie di pesca al colpo. Ancora non sono passati del tutto gli effetti dei giochi mondiali, dove le straordinarie prestazioni degli azzurrini a Pisa ci hanno dimostrato che con la Rubesen in mano ci sanno davvero fare, regalando all'Italia della pesca sportiva onori e soprattutto medaglie, che si ricomincia di nuovo. Sabato 17 e domenica 18 settembre, infatti, si sono svolte sulla Fiuma, in località Mandria Vecchia, sulla sponda destra, le finali del campionato italiano riservato alle categorie under 14, 16 e 18, mentre sulla riva sinistra, a circa 500 metri di distanza, si sono cimentati i ragazzi più grandi con la finale degli under 22. Al suono della sirena, 65 under 14 provenienti da tutta Italia si sono sfidati all'ultimo carassio per aggiudicarsi l'ambito titolo. Nella categoria under 16 i concorrenti al via sono stati 44 e 45 per l'under 18. Più consistente con i suoi 75 partenti la sfida tricolore nella categoria under 22. Questi numeri sono indice di un settore, quello dedicato ai giovanissimi pescatori in grande crescita. Il sabato il campo di gara ha avuto poco movimento, acque più ferme del solito. Con queste condizioni la pesca che a fine giornata ha pagato di più in termini di pescato è stata proprio quella utilizzata con la canna al massimo consentito. Per qualcuno che è ripiegato su una pesca a 5 pezzi, anche l'ultima mezz'ora ha risultato. Con queste condizioni la pesca che a fine giornata ha pagato di più in termini di pescato è stata proprio quella utilizzata con la canna al massimo consentito. Per qualcuno che ha ripiegato su una pesca a 5 pezzi, anche l'ultima mezz'ora ha riservato un risultato eccellente. La media del pescato è stata nelle 4 categorie di circa 3 kg per concorrente. Brem e carassi le prede che hanno caratterizzato la gara. 4.200
La domenica invece la Fiuma si è presentata ai concorrenti molto più vivace, l'acqua correva molto veloce ed il livello cambiava in modo altalenante, un momento più basso, ora più alto. E questo ha sostanzialmente fatto modificare la tecnica di pesca con l'utilizzo di un peso della piombatura raddoppiato, cioè di 2 o 3 grammi in confronto alla manche del sabato. Costante invece nella 2 giorni di gara la misura di ami e terminali, particolarmente ridotta poiché in questo canale i pesci sono molto sospettosi. Stiamo parlando a fine della prova, le 2 prove secche di finale del campionato italiano giovanile. Un dato di fatto importante per quella che è l'attività della federazione è vedere i numeri importanti che hanno aderito a queste 2 prove di finale qui nella Fiuma. La Fiuma è un campo di gara che da sempre richiama una buona parte dell'agonismo, quindi è un campo di gara dove la gente viene a gareggiare volentieri, e il fatto di vedere tanti ragazzi che partecipano alle attività che noi mettiamo ovviamente come federazione in cantiere chiaramente fa piacere, e a me soprattutto come responsabile regionale poter avere avuto alla finale di questi campionati italiani qua in un campo di gara della mia regione è sicuramente un fatto importante. Per quello che riguarda il campo di gara, diciamo che la Fiuma ha la prerogativa di essere un campo di gara dove l'acqua tendenzialmente muove sempre, quindi dà la possibilità nei momenti che muove, soprattutto in queste stagioni dell'anno, di fare un buon numero di catture, quindi questo è un fatto importante. Tanta acqua, si pesca con 3-4 metri d'acqua, forse qualcosa di più, e soprattutto acqua che muove, quindi non i soliti posti in acqua ferma, poi può succedere anche qui trovare l'acqua ferma, però solitamente è un campo di gara con acqua che muove, quindi dà la possibilità di applicare tecniche di pesca diverse da quelle che siamo abituati a fare, per capirci, ho stellato piuttosto che il cavolamo o altri canali simili. Il podio degli under 14, primo Yuri Tabasco, al secondo posto Jean-Pierre Signorin e terzo Samuele Pinca. Degli under 16, vittoria di Davide Quilici, secondo Matteo Avoledo e terzo Matteo Lorenzetti. Francesco Campani ha vinto il titolo nell'under 18 davanti a Luca Casavecchia e Daniele Lanfranco. Infine, negli under 22, successo di Francesco degli Innocenti davanti a Carlo Romeggini e Manuel Cancelli. A Ostellato si è svolta nell'ultimo weekend di luglio la Coppa del Centenario Paioli, organizzata dalla nota azienda bolognese che i suoi 100 anni, bisogna dire, li porta abbastanza bene. Si è svolto ad Ostellato un meeting internazionale denominato Coppa del Centenario Memorial Loredana Paioli. La nota azienda bolognese Paioli, titolare fra gli altri del famoso marchio Maver, ha inteso festeggiare i suoi 100 anni di vita da quando nel 1911 il signor Ricciotti Paioli avviò la sua attività con un negozio di accessori per biciclette. Fu negli anni 50 e 60 però che, grazie anche alla intuizione e lungimiranza della signora Loredana Paioli, l'azienda incrementò il ramo pesca sportiva, producendo poi attraverso la Reglas le prime canne al carbonio Maver. La manifestazione ha avuto un grande riscontro con la presenza di numerose rappresentative straniere, anche perché la data di fine luglio si prestava in modo particolare per provare il campo di gara dei mondiali di settembre. E le vallette di Ostellato hanno reso secondo le aspettative, offrendo la solita bella pescosità a base di brem, pescate sia a Verde Vase che a Bigattino. Degna di nota è stata la presenza dei nazionali seniores italiani, che hanno schierato 2 formazioni agli ordini della CT Frigeri e di Fumagalli. Per i nostri è stata davvero una bella e bene augurante sgambatura, vista la facilità con la quale hanno messo in fila tutti i loro pur qualificati avversari. La squadra A, composta da Ballabeni, Falsini, Fini, Gabba e Sorti, ha fatto 5 primi al sabato e 6 penalità alla domenica, chiudendo con un incredibile 11. La squadra B, con Solfanelli, Premoli, Ravaglia, Defendi e Vezzalini, ha chiuso a 15 penalità. Al terzo posto si è classificata la squadra della GPO Imolese Pubertini con 23, davanti alla Ravanelli Trabucco ed al Gatto Azzurro Colmice. La vittoria individuale è andata a Davide Galletti dell'Alto Panaro Sensas Stonfo con 2 primi e 24.750 punti davanti a Ferruccio Gabba e Marco Solfanelli, pure loro con 2 primi. Notevole la cerimonia di premiazione, svoltasi in un'area appositamente adibita alla presenza di Luciano Pirazzini
e dei figli Paolo, Massimo e Luca. E chiudiamo con il campionato italiano di belly boat che si è svolto nell'invaso di Bilancino nell'Alto Mugello. Le immagini ci sono state inviate da Alessandro Stefani. Nel bacino artificiale di Bilancino nell'Alto Mugello si sono svolte le prove di finale del campionato italiano di belly boat o pesca col ciambellone. I concorrenti in gara erano 50. 49 provenienti dai 7 gironi di qualificazione, oltre al campione italiano in carica Marco Gozzi, qualificato di diritto. Caldo ed il livello basso del bacino non hanno facilitato le catture ed hanno imposto tecniche di pesca leggera ed anche leggerissima, con canne anche da 2,5 libbre ed artificiali da 3 pollici. Nella gara del sabato solo 17 concorrenti hanno portato pesce e nessuno ha fatto la quota, stabilita in 4 pesci di misura minima di 25 cm. In testa si è portato Giacomo Bianchi della Bass Division con un bel boccalone da 1,178 kg, seguito da Giuseppe Muto con 3 pesci per 940 grammi e dal campione uscente Gozzi. Nelle 6 ore della seconda gara sono stati catturati ancora 22 pezzi citrota, con una vittoria di tappa per Marco Gatti della Senago Daiva con 3 pesci per 1090 grammi. E grazie a questa bella rimonta è proprio Gatti che si aggiudica il titolo con 1,410 kg, precedendo Cristian Galaverna dello Spinning Club Italia, quarto al primo giorno e quinto al secondo, con un totale di 1,306 grammi. Sul terzo gradino del podio sale Diodoro Collarusso del Fish and Bass Potenza con 1,192. Il bilancio dell'attività dell'Associazione Nazionale Belly Boat segna una decisa crescita rispetto all'anno scorso, con 300 partecipanti e 40 club rappresentati nel campionato, oltre a 22 nella prima edizione della Coppa Italia. La speranza è che questa disciplina possa entrare a far parte dei prossimi giochi mondiali della pesca sportiva. Era questo l'ultimo contributo video per questa puntata. Vi ringrazio per averci seguito e, come sempre, vi do appuntamento fra 2 settimane. Arrivederci. Il TG Fipsas è stato offerto da...